reparto dedicato a un momento difficile della vita dell'uomo, che è l'adolescenza. Sì, continua la ricostruzione del sistema sanitario regionale. Al Policlinico nasce un secondo reparto per la terapia psichiatrica infantile, è uno di quei nervi scoperti di un sistema regionale destrutturato, questo significa più posti letto, più personale, investimenti nelle infrastrutture e l'inizio della costruzione di una nuova rete per la psichiatria infantile. Ci sarà un centro del Lazio Nord territoriale che penserà alle cure e agli interventi per Viterbo, la provincia di Viterbo e quella di Rieti, e un centro Lazio Sud che curerà e prenderà in carico questi casi per la provincia di Frosinone e Latina. E quindi tre centri che saranno i tre hub in collegamento con la nuova rete di assistenza territoriale che riguarderà la presa in carico della psichiatria infantile. Perché è importante? Perché è ormai scientificamente provato che in questi casi intervenire nel corso dei primi anni di vita evita notevolmente l'aggravarsi delle patologie e spesso cambia i destini delle persone. E questo è uno dei disastri che purtroppo il commissariamento ha realizzato, cioè la destrutturazione o l'inesistenza. È importante che il centro del Policlinico diventa il primo in Italia e quindi vogliamo mostrare una sanità che un po' da ultima in tanti campi non è che vivacchia, ma ha l'ambizione di diventare un modello italiano. Grazie. Grazie.